Cari amici, eccoci di nuovo qui a parlare del libro storico Orazio Fermiani, dedicato alla moneta cartacea e ai suoi equivalenti. Però prima di entrare nell'argomento, perché l'argomento è sempre piuttosto vasto, e le persone che non sanno di cosa noi parliamo aumentano sempre di più, perché la cosa importante è questa da ricordare. Prima erano soltanto buoi sparsi, adesso sono buoi che ritengono di saperla lunga, in realtà non sanno un beliamato minchia, e quindi noi dobbiamo chiarire alcuni concetti fondamentali prima che l'amico Orazio parli delle sue cose, che poi mi immagino sono sempre le stesse. Abbiamo qui a disposizione una rivista molto importante che di 8 anni fa, la rivista si chiama Polaris. In questa rivista, che è edita dal Centro Studi Polaris, il titolo della rivista è Gabbie globali, cerchiamo di estrarre alcuni concetti per riuscire a far capire come stanno le cose, come ciò che è accaduto in Italia e in altri paesi d'Europa non è qualcosa di strano e non voluto. L'operazione è stata tutta voluta, e adesso vi leggo questa alcune frasi di questo articolo, che è veramente molto interessante e spiega le interconnessioni tra la globalizzazione, il potere finanziario e l'attacco che il potere finanziario ha fatto contro le nazioni, contro i paesi più o meno civilizzati. L'articolo è intitolato Al limite, i perimetri della globalizzazione. L'autore è Daniele Lazzeri. Poiché il pianeta, ancorché grande, è limitato nello spazio, la spinta globalizzatrice ha già raggiunto i confini più impensati ad una velocità che evidentemente non era stata preventivata. Il giocattolo, insomma, è sfuggito di mano. Tecnologia e creatività dunque hanno impresso un'accelerazione inaspettata. Questo è un punto essenziale che deve essere assolutamente sottolineato, perché se c'è un progetto di sfruttamento finanziario di ignare le operazioni, Prometeo e Epimeteo vanno a prendere la tecnologia superiore degli dèi e vengono puniti, ma poi ancora questi ancora non sono stati puniti, perché il progetto è qui, infatti gli sta fuggendo di mano, anche vero che la tecnologia, parlando della tecnologia dell'informazione, intendiamoci, ha raggiunto dei limiti di informazione per cui la gente ha cominciato a rendersi conto di quello che sta succedendo. Ed è importante saperlo, però loro signori avevano programmato qualcosa che poi ha avuto un'accelerazione con l'introduzione di internet e di tutto il resto. Comunque, ma soprattutto gli è sfuggito un fatto importante, che internet non è controllabile. Esattamente. E soprattutto non è cancellabile, perché i nostri cari governanti nel corso degli ultimi anni hanno indetto una serie di conferenze a cui abbiamo partecipato anche noi, dove evidenziavano che c'era un rischio di offuscamento o segregazione o quantomeno di censura di internet, quando invece il problema è esattamente il contrario: non è il rischio della perdita dei dati, ma diciamo la necessità dell'obsolescenza dei dati, perché se io pubblico una notizia di 50 anni fa di un argomento particolare che poi viene sorpassato dalla tecnologia o dalla scienza, rimane però coinvolto
sempre all'interno di internet, per cui va a cercare un'informazione aggiornata, si ritrova in quella di 20, 30, 50 anni fa. Ecco, questo per dire che la formula della globalizzazione ha avuto un doppio taglio, cioè il solito discorso del coltello doppio taglio, cioè il coltello può essere utilizzato per tagliare il pane come per ammazzare, e quindi una membra di quella fanciulla, uno strumento così complesso, così evoluto come internet, con una possibilità, potenzialità di utilizzi proprio fenomenale, è chiaro che non poteva essere in nessun modo previsto nella formula di quella. Esattamente, è stato costretto a lasciare tracce, che è molto importante, perché giustamente l'assassino non può più cancellare la documentazione, e i documenti cominciano a uscire fuori. Tecnologia e creatività dunque hanno impresso un'accelerazione inaspettata e tendenzialmente preoccupante. La parola più in voga in questo periodo nel gota economico-finanziario internazionale è governance, intesa come quella capacità di controllo, di governare e di imbrigliare il cavallo pazzo da loro stessi generato, ma evidentemente sfuggito al loro controllo. Questo è detto tutto. Per tentare un primo approccio alla soluzione di questo problema, nel mese di ottobre i 20 grandi a livello mondiale si sono riuniti in Corea. Qui siamo nel 2011. Durante il vertice hanno affrontato con particolare attenzione il dossier più scottante sul tavolo, quello riguardante gli squilibri globali e la guerra valutaria che sta tenendo banco negli ultimi mesi. Siamo nel 2011. Ed è ancora in corso, e non è finita. Esatto. È sfuggita di mano. Esatto. E oramai non ha più un controllore o un univoco gruppo di controllo e di potere, ma una serie di poteri di controllo, di gruppi e soprattutto di nuovi prevenuti. Certamente. Che nessuno aveva previsto 10 anni fa. Esattamente. Come ad esempio quelli che controllano tutta la tecnologia informatica. Oltretutto. E con guadagni esorbitanti, bilanci esorbitanti, capacità di investimento esorbitante. Grazie alla politica di quantitative easing, l'immissione di ulteriore denaro fresco da parte della Federal Reserve in cambio dell'acquisto di titoli sul mercato, infatti, il dollaro prosegue quella che appare come una caduta libera del cambio rispetto alle altre valute. Le politiche monetarie dettate da Ben Bernanke, presidente della Banca Centrale Americana, mirano ad indebolire la valuta a stelle e strisce, ovviamente, per incrementare il flusso delle esportazioni rese più appetibili dal cambio favorevole. Vorrei dire, a questo proposito, ci hanno menato il campo dell'aia nel 2000-2001, quando potere sovranazionale bancario finanziario in mano ai soliti noti che sappiamo, si sono inventati che inserendo nel circuito bancario del Centro Europeo, la Banca Centrale Europea avrebbe eliminato l'inflazione. Giusto? Come non c'è? Allora, com'è che il dollaro nel 2002 valeva 1,41 e nel 2019 vale 1,41? Appunto. Chiedila per me. Sì, è vero che ha cacciato, ma è anche vero che il dollaro ha perso un potere d'acquisto pari al circa il 30% nel corso di questi 10 anni. Quindi, 15 anni. Quindi, ma beh, da tutte cazzate, sono una cosa di cazzate. Loro devono buttare fumo negli occhi delle persone, sappiamo bene. La Cina, dal canto suo, non accenna a voler intervenire, come più volte richiesto anche oggi, non solo dall'amministrazione Obama sul cambio dello yuan, tenuto forzatamente svalutato per ragioni analoghe a quelle statunitensi. Allora, ricordiamoci che la Cina detiene un pacchetto di dollari freschi liquidi più o meno attorno ai 20.
miliardi di dollari che se vuole li mette sul mercato domani e fa fallire la Banca Federale Reserve, tutte le banche private americane, eccetera. Però gli conviene avere il compratore sano che gli compra le merci, non solo il controllo. Quindi se c'è un controllore, questo controllore si chiama Cina. I flussi di capitali in direzione dei paesi emergenti, attenzione, questo è molto importante perché è la vecchia tecnica di loro signori, i flussi di capitali in direzione dei paesi emergenti inoltre hanno indotto i governi di alcuni stati ad introdurre regole per il controllo valutario e darsi all'importazione di capitali per evitare eccessive pressioni rialziste sulle rispettive monete nazionali. Questo caos valutario globale ha indotto gli esponenti del G20 ad alcune riflessioni sulla necessità di rivedere, attenzione, gli accordi di Bretton Woods, dove nel 1944 si tracciò il perimetro di un sistema di regole finanziarie internazionali che conosciamo perfettamente, ma qui non è stato rivisto assolutamente. Due, questo è ugualmente molto importante, l'articolo si intitola L'enigma di Stiglitz, tra consumi, produzione e risparmio. L'articolo è di Antonio Bovo, operatore finanziario. La ricetta è sempre la stessa. Pur di fronte a questa varietà di situazioni di crisi, la ricetta che Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale propongono, ma sarebbe più corretto dire impongono, è sostanzialmente sempre la stessa e consiste, ricordiamoci che Stiglitz è un intellettuale di rango e non si è mai piegato alle logiche di potere, tant'è vero che aveva una cattedra in una università cattolica, ripeto, università cattolica, lui ebreo, e l'università cattolica, dopo le ultime cose che ha scritto lui, l'ha licenziato. Tant'è vero che appunto i cattolici invece vogliono bene al popolo. Propongono, ma sarebbe meglio, più corretto dire impongono, è sostanzialmente sempre la stessa e consiste, come illustra l'economista non ortodosso Joseph Stiglitz, in un mix di liberalizzazione del commercio accompagnata da tassi di interesse elevati. Liberalizzazione del commercio, la chiamano liberalizzazione, accompagnata da interessi elevati, tassi elevati, si chiama liberalizzazione secondo loro. Liberalizzazione dei mercati finanziari non accompagnata da un'appropriata regolamentazione, privatizzazione non accompagnata da politiche di regolamentazione della concorrenza capaci di impedire l'abuso dei poteri monopolistici, austerità fiscale perseguita ciecamente. Più chiaro di così. Premio Nobel Stiglitz. Gli effetti pure. Se l'obiettivo delle politiche di salvataggio, la chiamano di salvataggio, è quello di favorire la ripresa economica, si può dire che le organizzazioni internazionali hanno quasi sempre fallito. Non è che hanno fallito. Solo, ancora di più hanno fallito, perché qua parliamo del 2011 e siamo nel 2019, quindi sono stati 8 anni ancora, e hanno seguito l'arbitro allo stesso modo che era prima. I loro scopi e vanno avanti quei loro scopi, perché all'usuraio che gli devi dire, gli puoi solo tagliare le mani come c'è. Se no ti dirà sempre, ma come, io ho fatto queste garanzie, queste cose. In realtà te ne fregare. Paesi che hanno seguito il diktat sono andati rapidamente verso il collasso. Altri che non vi si sono attenuti hanno invece mostrato migliore capacità di ripresa e subito conseguenze meno devastanti. Questo mi ricorda quel libro importantissimo pubblicato anche in Italia intitolato Sono stato un sicario dell'economia. Molto importante, non mi ricordo più il nome dell'autore, facilmente reperibile comunque in traduzione italiana. La Malaysia, ad esempio, nel pieno della crisi asiatica,
si oppose al diktat del Fondo Monetario Internazionale, tra l'altro la Corte Internazionale, la Corte Internazionale della Malaysia ha condannato a morte Soros e altri personaggi di questo genere. Mi dispiace che non l'abbiano preso, perché mi sarebbe piaciuto vedere impiccare Soros, e congelò per 12 mesi il rimpatrio dei capitali esteri. Ricordiamoci i 92.000 miliardi di lire, sì, che ci ha fregato in 24 ore sopra stato. Questo le ha consentito di recuperare più facilmente, riducendo la gravità della crisi. Ma vi sono esempi ben più eclatanti. Non è un caso che i due grandi paesi in via di sviluppo, che sono riusciti a evitare la devastazione della crisi economica mondiale, l'India e la Cina, perché si parla sempre di Cina ma non si parla mai di India, avessero entrambi introdotto dei controlli sui movimenti di capitale. Bisogna dare ad esempio che l'India produce tutti i prodotti farmaceutici, sì, più importanti, strafottendosene del copyright e dei brevetti, vendendo le stesse cose che qui costano 700-800 euro a pacchetto a 10-20 euro. Però le multinazionali dicono no, il placebo è solo placebo, non, non c'è dicono che, ma non hanno tutti i torti, la tecnologia chimica utilizzata dall'industria indiana non è a livello della tecnologia di sintesi dell'industria chimica soprattutto europea, certo. Questo è fuori discussione. Vabbè, ci sarà un 10-15% in più di impurità, certo, del prodotto, certo. Ma se il prodotto è necessario e importante, piuttosto che non comprarlo, lo compro pagandolo di meno. C'è tanta gente che fa, ma come c'è pieno, turismo non solo per fare turismo, lo comprano via internet. No, ma c'è proprio gente che va lì e se lo compra lì. Ma certo, compra per rivendibilità, certo. Politica esattamente opposta a quella auspicata dal Fondo Monetario Internazionale. No, questo vuol dire che l'India è un esempio, per dire che l'India se ne è strafottuta del tipo, esatto, degli garantici, e ha veramente creato le basi per una ripresa economica. Certamente. Questo io lo leggo semplicemente perché è la riprova che le politiche consigliate dal Fondo Monetario Internazionale sono esclusivamente finalizzate a produrre miserie. Allo schiavismo. Più efficaci, sostiene Stiglitz, sarebbero probabilmente misure alternative tendenti a mantenere l'economia il più vicino possibile alla piena occupazione. Eccole qui. Ma l'ha detto Stiglitz e l'università dove insegnava, l'Università Cattolica, l'ha subito licenziata. Ma secondo te, scusa, ti sembra possibile fare diversamente? Cioè, no, la società cattolica, che era l'Università Cattolica, che è sicuramente emanazione della Città del Vaticano, che è il più grande investitore mondiale da 1600 anni, ma potrebbe tollerare una voce di sostegno? Io volevo ripetere, siccome Stiglitz è notoriamente ebreo, tutti potrebbero pensare che Stiglitz insegna in un'università ebraica, invece no, insegnava in un'università cattolica. Finché non ha detto qualcosa che contrasta con negazionismo. Certo. Allora, più efficace a sostenere sarebbero probabilmente misure alternative tendenti a mantenere l'economia il più vicino possibile alla piena occupazione. Quello è un punto essenziale. Allora, ogni volta che tu... No, le soluzioni sono due. O la piena occupazione, quindi la possibilità di avere uno stipendio. O la misura diffusa. Oppure il reddito di cittadinanza diffuso, non finalizzato al rintraccio. Io voglio vedere quanti riusciranno a ricollocare... Ah, vabbè, guarda, ci rivediamo fra 2 o 3 anni. No, anche perché facciamo il conto 1, 2, 3, 4, 5. Anche prima. Riforma del diritto fallimentare, attenzione, assolutamente. So 40 anni che lo stiamo chiedendo. Questo riforma del fisco. Questo fare la riforma del fisco, non hai risolto niente. Allora, questo è l'ultimo numero della verità. E questa cosa la dobbiamo far vedere perché è il risultato di queste cose. Ed è qui. Sul panorama in edicola, che ora non mi
cacciati dall'utero 1,5 milioni di italiani, 250.000 case all'asta. No, le ultime, perché già sono 1,5 milioni quelle pregresse. Quindi arriviamo a 1.750.000 case all'asta. È quello che vogliono, l'impoverimento. Ma vogliono vendere la nazione, hanno venduto il demanio, hanno venduto anche la dell'immortarci loro, e adesso vogliono vendere anche le case dei cittadini. È naturale. E se questi... No, allora, bisogna ricordare, come dire questo, che in Spagna hanno fatto un'operazione, una società, di cui non viene adesso il nome, ma controllata dalla storia della mafia finanziaria, sì, ha fatto un'offerta ad asta per 300.000 case ipotecate e pignorate in un blocco solo. Si è comprato 300.000 case in Spagna, e qui da noi arriverà il punto in cui ci sarà talmente tanta dovizia di scelta, certo, per cui tanta gente adesso approfitta delle aste per comprare qualcun altro che ha qualche risparmio quella casa, che per cui, diciamo, il mercato è abbastanza ancora attivo. Ma nel momento in cui in Spagna ci saranno tante case, arriva il ladrone internazionale, vuoi cinese, vuoi indiano, vuoi inglese, vuoi americano, e si compra 1 milione di case per gambe. In un box, cash. A 4 soldi, 10 volte il valore commerciale, a 10 volte il valore, 20 volte il valore catastale. 20 volte meno. Meno, certo, 20 volte meno il valore catastale. Allora, riforma del diritto fallimentare, moratorie sui pagamenti e introduzione di controlli sui movimenti di capitale. Mi sembra più chiaro di così. Allora, o fai queste cose, e allora sei d'accordo con noi, non fai queste cose, noi non potremo mai approvare quello che voi volete e proponete, no, per il popolo italiano. L'enigma di Stiglitz, l'ottusa ostinazione con la quale vengono invece applicate le altre misure appare inspiegabile sino a quando non si risolve quello che, con forzatura letteraria, si potrebbe chiamare l'enigma di Stiglitz. Nelle fiabe dei fratelli Grimm, chi azzecca l'indovinello ne ottiene un premio, in premio un matrimonio legale o almeno una vita agiata, chi lo sbaglia ha destino funesto. La soluzione dell'enigma di Stiglitz produce, risolto o meno, gli stessi effetti. Con questa avvertenza lo si riporta integralmente affinché il lettore possa cimentarsi nella sua soluzione. In Asia abbondano altre teorie, non ultima quella, che io non condivido, di una cospirazione tramata per indebolire l'est asiatico, ti immagino se non è vero, o per fornire, ma lui doveva mettere le mani avanti, o per fornire occasioni di guadagno ai frequentatori della finanza. Si può capire come una linea di pensiero di questa natura abbia preso forma. Prima il Fondo Monetario Internazionale ha detto ai paesi asiatici di aprire i mercati, attenti, perché il meccanismo è sempre quello, di aprire i mercati ai capitali a breve termine. I paesi l'hanno fatto e il denaro è cominciato ad arrivare. Ma altrettanto rapidamente è ripartito, e perché a breve termine fare le cose. Il Fondo Monetario Internazionale ha poi imposto di aumentare i tassi di interesse e di adottare una politica fiscale di contrazione, quindi aumentare i tassi di interesse nei confronti di chi? Dei cittadini asiatici che avevano preso i soldi in prestito. Ecco, a chi devono aumentare il prestito, non si capisce. E di adottare una politica fiscale di contrazione, quindi non solo aumentano gli interessi che tu devi pagare, ma poi ti faccio una politica fiscale in cui tu devi pagare molto di più, da scopo è quello di portarti via tutto quello che c'hai. E si è innescata una grave recessione, ma è evidente. Il ritorno al nuovo feudalismo, in cui ci sarà cassa, ma il feudatario c'è l'imperatore e poi a scendere i principi, i conti, tutti i vassalli, la sua feudatario, fino a che arrivano i servi della gleba. Il 99% delle persone sarà servo della gleba, perché non sarà più nulla. Quando il valore delle attività ha cominciato a scendere, il Fondo Monetario Internazionale
internazionale ha sollecitato i paesi a vendere le attività anche a prezzi d'occasione. Ma guarda che stranezza, ma guarda che stranezza. Allucinante. No, ma poi mi piace quel cialtrone di quello che faceva il professor Ruccolo in un'università semi sconosciuta, che adesso è diventato presidente del Consiglio, e non voglio manco citarne il nome per quanto mi fa schifo, e ieri ha detto che bisogna aderire alla proposta cinese, che giustamente fa i cazzi suoi, no? E quindi lì un discorso di geopolitica che è meglio che lo so. Sotto il profilo geopolitico sì, ma non quell'intenzione che ha la Cina di comprarsi in Italia. Non si è sentito vedere, ma comunque c'è scritto anche qui, c'è scritto sulla cosa. Quando il valore dell'attività ha cominciato a scendere, il Fondo Monetario Internazionale ha sollecitato i paesi a vendere le attività che ha preso in occasione. A quel punto ha detto che le aziende avevano bisogno di un solido management estero. Poi alla verità, no, adesso voi non sapete gestirlo. Certo. Voi non sapete gestirlo. Allora, dobbiamo farlo fare a chi ha la competenza. E quindi il solito management estero. Vedete che è tutto un meccanismo che si attacca a un programma di assassinio dei popoli. Esattamente un programma di assassinio dei popoli. Che aveva già perfettamente evidenziato Ezra Pound. Perché qui questo progetto è proprio come assassinare i popoli, Ezra Pound. E che questo poteva accadere solo vendendo le aziende agli stranieri. Ma tu guarda che... Guarda, il caso che questi stranieri sono sempre un'etnia particolare. Ma poi, come dire, la fonda monetaria, diciamo di stranieri, ma vendi allo straniero. Le vendite furono gestite dalle stesse istituzioni finanziarie straniere che avevano ritirato i loro capitali facendo precipitare la crisi. Mi pare giusto, io ti ho messo i soldi. No, tu non la devi, io ti stimolo. No? Queste banche incassarono l'auto, poi ci hanno incassato anche le commissioni. Queste banche incassarono l'auto commissioni per l'opera prestata nel vendere o smembrare le aziende in crisi. Guarda, ti dice, ti ricorda, lì ritrovi, esattamente, abbiamo pensato la stessa cosa, è identico. Proprio come quando inizialmente avevano guidato il denaro verso questi paesi. Con il procedere degli eventi, il cinismo si fece largo sempre più. Alcune di queste imprese americane mantennero semplicemente le attività fino alla ripresa dell'economia, realizzando il loro guadagno avendo acquistato a prezzi di realizzo. No, quello è bello, è che questo è sotto gli occhi di tutti. Sì. E capisco il cittadino, l'uomo della strada che vede fino alla punta del suo naso e non oltre. Ma quelli che fanno i governanti a tutti i livelli, a partire da quelli... Guarda, ho fatto un video, adesso lo metterò domani o domani. A Fornello, quando io dopo la via, diciamo, che passa davanti a casa mia, che è lunga circa un paio di chilometri, tu conosci, sì. Ci sono in un senso, partendo dalla via Fornellese della casa mia, 9.000 terreni edificabili in vendita su una trentina di ville, più o meno, cioè un terzo. E dall'altro senso, andando verso Fornello, a venire a casa mia, addirittura 14 ville su una ventina, sempre 25. Certamente. E aspetta, e addirittura prezzi all'incirca al 40% rispetto a quello che era 10 anni fa. Certo. 40%, non il 40% in meno. Ma queste cose le hanno sistematicamente, ma ti ricordi quando è stata la crisi delle case negli Stati Uniti? Certo. Che veramente. Vabbè, lì avevano il prestito a cari a Porsche, sì, che palesemente non potevano pagare, no, per avere il mutuo. È stata un'operazione intenzionalmente voluta per andare a drenare quel po' di denaro che c'erano dei grossi milioni di cittadini americani che non potevano pagare. Esattamente. Se il tutto nasce come una cospirazione e ha l'aritmetica di una cospirazione, indovinello, che cos'è? Una cospirazione verrebbe da rispondere.
No, dice Stiglitz, attenzione, è più importante. La risposta è più semplice. Io credo che ci sia una spiegazione più semplice. Il Fondo Monetario Internazionale non partecipava ad alcuna cospirazione, bensì rifletteva gli interessi e l'ideologia della comunità finanziaria occidentale. Più di così che cosa deve dire? Ma occidentale, secondo me, è occidentalista, no, occidentalista. E nella prefazione del suo libro, La globalizzazione e i suoi oppositori, aggiunge: non ci sono prove incontrovertibili di una terribile cospirazione di Wall Street e del Fondo Monetario Internazionale per conquistare il mondo. No, ma lui lo deve dire, se no un incidente stradale è anche subito. La verità no, è ma che fanno. Muore per overdose da uranio. Ah, anche sì, da uranio, soprattutto da uranio. La verità è che non è un problema. No, trovare un po' d'uranio. Per te, per me, è di, dove lo soprattutto è il poverino, il poverino. Spesso è un tono di voce, oppure un incontro a porte chiuse, o un memorandum a determinare l'esito di un dibattito. Salto di paradigma, che si tratti di cospirazione o di una logica insita nel sistema capitalistico, l'usuale paradigma andrebbe sostituito, come sostiene Werner, dal nuovo paradigma. E qui entriamo in quello che io ne sempre proposto. No, ma comunque quello che io ho sempre sostenuto, che noi siamo già introdotti fortunatamente nel nuovo paradigma. Quindi non è vero che il Fondo Monetario Internazionale confondeva il fine con i mezzi, ma la ricetta, ossia le famigerate riforme strutturali, è il fine. Allora, il mezzo è il fine. Beh, vabbè, ma tanto c'è la coincidenza, quindi tu devi cambiare il paradigma su tutto. A conferma del nuovo paradigma, Stiglitz afferma: si prevede una serie di riforme strutturali, cambiamenti sia economici sia politici. Queste condizioni sono di così ampia portata che i paesi che accettano i finanziamenti finiscono per rinunciare a gran parte della loro sovranità economica. No, sovranità in generale. Vabbè, economica in particolare, parlo del ministro. Io ritengo di aver letto una cosa molto importante, vi faccio vedere di nuovo questa rivista Polaris, che obiettivamente dice le cose che stanno, e questo è dell'inverno 2011, dopodiché la parola a te. Sì, la parola a me sarà molto breve perché la e transeunte, breve e transeunte. Perché avrei dovuto presentare l'uscita. Aspetta un secondo, quella è l'ultima cosa. Vedete che ci sono delle cose che escono fuori. Chi è ricorso ai giudici europei alla fine ha avuto anche il successo. Giudici dell'Unione Europea. Le banche si potevano salvare. Sì. No, vabbè, insomma, è bene che lo venga detto, vedi che sia tutta una congiura, che sia stata tutta una congiura. Non era aiuto di Stato l'intervento del fondo a favore di Tercas, fu il grimaldello usato da Bruxelles, Banca Italia e Governo Renzi, più di così che deve scrivere, per introdurre il bail-in che fece saltare Carife, Etruria e compagni. Il delitto perfetto. E mi pare ma è chiaro. Però sono stati segnalati anche le responsabilità, la responsabilità fondamentale dell'idiota Matteo Renzi. L'idiota padre. Sì. Allora, io oggi avrei dovuto presentare l'uscita di questi nuovi CD, in particolare del CD sul Vademecum della cambiale sociale, perché in questo Vademecum c'è la descrizione di tutte le varie modalità e delle motivazioni del perché è stato immaginato uno strumento simile rispetto a tutti quelli che erano disponibili, e quindi tutte le modalità di utilizzo, di scambio, di emissione e quant'altro. Però, visto l'andazzo della riunione, che ovviamente è andata
a Revengo è più significativo. No, non è la parola. È andata deserta, ecco, mi veniva. È andata deserta, siamo qui in quattro gatti, intanto è inutile che ci raccontiamo le favole, dobbiamo solo semmai rammaricarci del perché tanta gente è così inaffidabile e soprattutto insensibile alle motivazioni profonde di un così grave momento storico-politico, e invece di agire, di partecipare, di contribuire a dire la propria opinione a base di su tanti argomenti così veramente rilevanti, e così ci troviamo qui in 7-8 persone senza avere la possibilità di dibattere, perché il motivo, diciamo, dell'incontro era la presentazione dei libri, ma anche la possibilità di dibattere in modo da far capire in senso profondo delle ratio, delle varie strutture di questi libri, in modo da riuscire a entrare nel merito, proprio all'osso, al nucleo, per poter capire l'essenza, le innovazioni, le possibili evoluzioni di vario genere, sviluppi che potevano e potrebbero intervenire nella messa a regime di questo strumento della cambiata epocale. Questo purtroppo non avviene ormai, io tento da quasi 10 anni di riuscire a far percepire le potenzialità uniche di questo strumento rispetto alle cosiddette monete complementari, ma devo riconoscere, devo rilevare, purtroppo torto collo, che la gente capisce più un concetto come la cambiata, come la moneta complementare nelle sue forme più idiote, fra cui ci metto anche lo Sheikh, che da cofondatore, mi ricordo, ho realizzato insieme ad altri circa 10 anni fa, no, di più 12-13 anni fa, e quindi devo rilevare il risultato che comunque ci ha avuto lo Sheikh, che è una cosa assolutamente banale, nei confronti di uno strumento legale e giuridicamente inattaccabile, inappuntabile come è la moneta sociale, che purtroppo invece non riesce a regolare. Ovviamente mi riservo di farlo quanto prima un discorso di presentazione, perché non solo c'è bisogno di un discorso di presentazione, ma di una serie di incontri per creare un seminario per appunto dimostrare la validità dello strumento e la sua messa a regime con i potenziali vantaggi che tutti possiamo trarne. Ringrazio tutti quelli che intanto vedranno il video e vorranno magari contattarci per saperne di più, e magari per organizzare un altro incontro, comunque sia. Noi siamo disponibili a qualunque incontro, anche in tutto l'Italia, ovviamente sovvenzionandoci i costi di trasporto, e quindi rimaniamo in attesa di potenziali richieste e disponibili a eseguire, diciamo, queste domande nella maniera più opportuna. Vi ringrazio di nuovo e tolgo il disturbo.